Dal Vangelo di Marco. In quel tempo, partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao e quando fu in casa chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso fra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla 25ª settimana del tempo ordinario e il Vangelo che abbiamo ascoltato è la prosecuzione del Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Gesù con i suoi discepoli si trovava a Cesarea di Filippo e in quel luogo incantevole, in quel luogo bellissimo dal punto di vista della vegetazione e della fauna, ma ancora di più apprezzatissimo dagli uomini per il clima e la situazione generale. Infatti molti ricchi, molti principi, molti re sceglievano quel luogo per costruirsi le loro case. In quel luogo Gesù aveva fatto 2 domande ai suoi discepoli. La prima: chi dice la gente che io sia? E la seconda: ma voi chi dite che io sia? Gesù aveva chiesto cioè ai suoi discepoli se erano pronti a sceglierlo come sposo della loro vita, se volevano unire la loro vita alla sua, proprio come fanno lo sposo e la sposa. Questa, infatti, quella dello sposo e della sposa, è la categoria che meglio ci permette di penetrare la storia della salvezza dal punto di vista di Dio, dalla prospettiva di Gesù. Infatti, fin dall'Antico Testamento, Dio si presenta come lo sposo che chiede al popolo di Israele e all'intera umanità di essere la sua sposa fedele e anzi dice di essere un Dio geloso della sua sposa, tanto che non vuole altri dei davanti a sé, non vuole altri amanti che interferiscano nella sua storia d'amore con il popolo di Israele e con l'umanità. E anche nel Nuovo Testamento Gesù presenta se stesso come lo sposo che celebra la festa di nozze con la sua sposa. In modo particolare nel Vangelo di Giovanni comincia tutto dal banchetto di nozze al matrimonio di Cana. Comincia tutto con Giovanni Battista che dice di essere l'amico dello sposo che indicherà al popolo e all'intera umanità lo sposo che arriva. Ecco l'agnello di Dio, ecco lo sposo che offre la sua vita per la salvezza della sposa. Ed infatti lo stesso Giovanni nel libro dell'Apocalisse ci dice: «Rallegriamoci, esultiamo, sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello». Però Pietro e gli altri discepoli, pur vivendo per così dire un tempo di fidanzamento in quell'anno e mezzo, 2 anni che stavano passando insieme con Gesù, non avevano ancora compreso fino in fondo questa logica, non avevano capito che dovevano essere la sposa
che donava la sua vita allo sposo per poter ricevere a sua volta la vita dello sposo che l'avrebbe fatta vivere per sempre, proprio perché Gesù donava la vita eterna, la vita dell'Eterno. Ed infatti Pietro, quando Gesù aveva detto che la sua vita era una vita donata e che chiunque voleva seguirlo doveva rinnegare se stesso e scegliere la croce, cioè la logica dell'amore come logica della propria vita, aveva detto: non sia mai, Signore, aveva rimproverato Gesù, ma a sua volta era stato rimproverato: torna dietro di me, Satana, torna ad essere discepolo, cerca di capire fino in fondo questa nuova logica che io ti sto rivelando, questa nuova modalità di vita che io ti sto facendo conoscere. E proprio come il Dio dell'Antico Testamento, di cui ci parla Osea, che conduce la sua sposa nel deserto, parla al suo cuore e si fa conoscere, così fa Gesù con i suoi discepoli. Li tiene intorno a sé, loro soli, cammina insieme con loro senza far sapere ad altre persone dove stanno e dove stanno andando, proprio per poter parlare, ancor prima che alla mente dei discepoli, al loro cuore. Ma quel dibattito che c'era stato fra Gesù e Pietro, che aveva parlato a nome di tutti, quindi quella discussione che aveva riguardato un po' tutti i discepoli, aveva lasciato le sue tracce. Probabilmente i due giorni di cammino da Cesarea di Filippo verso Cafarnao sono stati due giorni molto pesanti, molto difficili. Probabilmente dominava il silenzio, come a volte capita quando due innamorati litigano fra di loro, come a volte capita quando due fidanzati, due sposi hanno una incomprensione fra di loro. Ed infatti i discepoli non parlano con Gesù, parlano fra di loro, non chiedono a Gesù ulteriori spiegazioni, vanno avanti come se nulla fosse successo, anzi probabilmente stavano aspettando che Gesù riprendesse ad insegnare, che Gesù riprendesse a compiere prodigi e che tutto continuasse ad andare come era andato fino ad allora. Ma non era più possibile che tutto continuasse ad andare come sempre. Quel momento a Cesarea di Filippo è un momento di svolta. Lì Gesù ha annunciato come egli realizzerà il regno di Dio, come la buona novella del Vangelo concretamente si realizzerà in questo mondo, come la storia di salvezza che il Signore aveva pensato troverà il suo compimento. Ed in effetti, se ci pensiamo, la domanda che poi Gesù fa una volta arrivati a Cafarnao, di cosa stavate discutendo lungo la via, è la stessa domanda che Gesù rivolge il giorno della risurrezione ai discepoli di Emmaus che, scoraggiati e delusi, stanno tornando verso il loro paese. Di che cosa state parlando lungo la via? Quello che a Cesarea di Filippo era stato da Gesù preannunciato il giorno della Pasqua si era realizzato. Ma come non avevano capito i discepoli a Cesarea, così non avevano capito questi discepoli a Gerusalemme. C'è bisogno che Gesù intervenga nell'un caso e nell'altro. E Gesù interviene. Gesù non fa come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, non fa come a volte facciamo noi che nascondiamo la polvere sotto il tappeto. Gesù vuole fare chiarezza. Meglio continuare ad avere una discussione anche accesa, anche animata con la persona che ami, piuttosto che far finta di nulla. E come spiegherà i discepoli di Emmaus, partendo da Mosè,
tutta la storia della salvezza finché il loro cuore non comincerà a scaldarsi e finalmente i loro occhi si apriranno, così fa anche con i suoi discepoli nella casa di Pietro a Cafarnao. Spiega da capo, ecco il motivo per cui si siede come il maestro che insegna con autorità ed ecco perché chiede ai discepoli di stringersi intorno a sé. Erano già intorno a lui, ma simbolicamente erano lontani da lui. La loro mente pensava altro, il loro cuore cercava altro. I discepoli erano distanti da Gesù, dal modello di uomo nuovo che lui stava proponendo. Loro erano ancora nel mondo antico, nel mondo dei lupi. Non avevano compreso che per cambiare totalmente la storia bisognava farsi agnelli, come Gesù, l'agnello venuto in mezzo ai lupi per cambiare il mondo e salvarlo. Non avevano ancora compreso la logica del dono, dell'offerta della propria vita se effettivamente si vogliono cambiare in modo definitivo le carte in tavola. E Gesù con pazienza, con calma, con delicatezza, con tenerezza ricomincia da capo ad insegnare, perché finalmente Pietro e gli altri discepoli e noi, per cui oggi questa parola è stata proclamata, possiamo finalmente capire. E la prima cosa che dobbiamo capire è che Gesù è stato consegnato nelle mani degli uomini. Probabilmente sentendo questa frase noi pensiamo subito a Giuda che ha consegnato Gesù nelle mani dei sacerdoti, dei scribi, dei farisei, ma qui si dice degli uomini e si dice è stato consegnato. Gli studiosi indicano questo modo di dire come un passivo teologico. È Dio che ha consegnato Gesù suo figlio nelle mani di noi uomini ed è questa la bellezza della logica dell'amore. Chi ama mette la propria vita nelle mani di chi ama. Chi ama mette la propria vita nelle mani della persona amata perché la persona amata possa fare di sé tutto quello che vuole. Ecco quello che ha fatto Dio con noi. Ci ha messo Gesù, suo figlio, nelle mani. Ora sta a noi scegliere cosa fare del Gesù che abbiamo nelle mani. Vogliamo servirci di Lui o servirlo? Vogliamo servirlo nei fratelli o servirci dei fratelli, casomai utilizzando Lui stesso, Gesù, la religione, per poter più facilmente irretire le persone e usarle per i nostri scopi? Se vogliamo asservire gli altri, se vogliamo usare Dio e gli altri, noi siamo ancora nella logica del mondo antico. Se invece decidiamo di servire gli altri, di servire il Signore, allora siamo diventati uomini nuovi come Gesù, allora abbiamo accolto la logica dell'agnello, la logica del dono della vita che perdendo la propria esistenza permette agli altri di averla. Ed ecco perché all'interno di quella casa Gesù chiama a sé un bambino e lo pone in mezzo. Dovete diventare come lui. Chi accoglie questo bambino accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, Dio Padre. È anche questo il motivo che ci ha spinti a tornare nella chiesa di Sant'Antonio, dove c'è questo bel dipinto alle mie spalle che parla di un'altra pagina del Vangelo, ma di cui sono protagonisti ugualmente i bambini. Qui, in questa pagina del Vangelo di Luca, Gesù aveva detto «Lasciate che i bambini vengano a me». Oggi, nella pagina di Marco, Gesù dice «Diventate come questo bambino, fidatevi di Dio, fidatevi di me, come si fidano i bambini». Affidatevi a Dio, affidatevi a me come si affidano i bambini.
e così potremo procedere nella costruzione del regno di Dio, nella costruzione del regno in cui la logica dell'agnello, la logica del dono, la logica dell'amore, la logica del servizio diventano vincenti. Infatti, la logica antica, quella della violenza, della competizione, del potere, della forza, della ricchezza, del dominio, non potrà mai essere rotta con le stesse armi. Il potere non lo vinci con il potere, la forza non la vinci con la forza, il potere e la forza li vinci con la debolezza, li vinci con la disponibilità, li vinci col servizio, li vinci con l'amore. Ma siccome il desiderio di essere i primi ce l'abbiamo tutti nel cuore, Gesù ci invita non a reprimere questo desiderio profondissimo, ma a capire in che modo, come dobbiamo diventare i primi, in che direzione, e ce lo dice attraverso le parole di San Paolo. Gareggiate nello stimarvi a vicenda, gareggiate nel servirvi gli uni gli altri, gareggiate, fate a gara a chi ama di più, non a chi comanda di più. E siate pronti a vivere nella gioia del Signore. Con questo messaggio voglio lasciarvi, fratelli e sorelle, invitando voi e me stesso a gareggiare gli uni con gli altri, a chi stima di più il fratello e la sorella, a chi ama di più il fratello e la sorella, a chi serve di più il fratello e la sorella, ogni fratello e ogni sorella, come lo stesso Gesù ci ha indicato per ben due volte nel Vangelo che abbiamo proclamato.